Ecco, siamo online. Buongiorno a tutti. Una nuova videoconferenza dedicata al turismo in tempi di Covid-19. Ci trasferiamo virtualmente a Riva del Garda, dove ci attende Arrigo Iacobitti, scusa, che è il proprietario dell'hotel Buona Pace di Torbole, Torbole sul Garda, e direttore dell'hotel Buona Pace di Madonna di Campiglio. Ciao Arrigo, benvenuto e bentrovato. Ciao Roberto, ciao, ben Allora, trovato. com'è la situazione, diciamo, lì nella tua zona? Partiamo dal lago di Garda, Torbole, inteso come Sì. Covid, cosa c'è stato, ecco. Allora, diciamo Torbole sul Garda, un po' come tutto il lago di Garda, normalmente la stagione parte con i primi di marzo e soprattutto con un pubblico tedesco. Quest'anno purtroppo non siamo riusciti ancora a partire e quindi adesso siamo un attimino in attesa, però naturalmente non siamo fermi perché noi siamo imprenditori, quindi siamo sempre all'opera per Mentre creare invece a nuove Madonna di opportunità. Campiglio. Allora, a Campiglio la situazione diciamo che è andata anche bene perché l'inverno l'abbiamo fatto quasi tutto. Ci siamo poi dovuti fermare il 12 marzo, però comunque era stato un buon inverno, avevamo fatto dei bei numeri. Poi normalmente abbiamo anticipato la chiusura di un mesetto, però comunque siamo stati contenti dell'inverno come era andato. Ecco, Madonna di Campiglio è stata leggermente colpita, no, dal Covid, c'è stato qualche caso, no? Lì in Ma zona. sì, un po' come tutte le zone turistiche, c'erano tanti turisti, poi non c'erano ancora tanta coscienza di quale poteva essere la situazione, quindi sicuramente qualche caso c'è stato. Benissimo. Per quanto riguarda la chiusura che c'è stata il 10 di marzo, voi che misure avete adottato? Come avete preso, diciamo, questa chiusura, anche nei confronti dei vostri dipendenti e collaboratori? Ecco, siete dovuti ricorrere a, diciamo, quelle che Sì. sono le risorse, tipo la cassa integrazione, oppure avete Sì. fatto dei licenziamenti preventivi? No, vabbè, abbiamo seguito un po' quello che il governo ci dava come possibilità, quindi abbiamo comunque messo tutti in cassa integrazione e quindi abbiamo dato l'opportunità a tutti i nostri dipendenti di arrivare a fine contratto con questo mezzo che lo Stato ci ha messo a disposizione. Insomma, è stata una cosa positiva. Benissimo. E da quando avete chiuso fino ad oggi, avete fatto qualcosa, qualche miglioria? Quali sono state le attività all'interno delle vostre strutture? Allora, dicevo, io sono con mio cugino, insomma, Fabrizio, che è il proprietario Fabrizio, della che Buona saluto Pace, quindi. anche se hai la possibilità di sentirlo, me lo Sì, saluto personalmente. certamente. Ecco, con lui insomma siamo persone attive, quindi ci piace non stare fermi anche in situazioni che possono essere considerate difficili. Per noi sono proprio uno stimolo propulsivo. Quindi abbiamo voluto agire per attivare ancora di più il motore delle nostre aziende. E quindi abbiamo fatto anche una serie di nuovi progetti che poi sono stati comunicati o sono ancora da comunicare ai nostri turisti. Perché per noi la cosa importante in questo momento è continuare ad avere un bel collegamento con i nostri clienti in modo da fargli capire un po' quello che stiamo facendo, fargli capire cosa succede nelle nostre zone. È molto importante mantenere un filo diretto. Benissimo. Ecco, insomma, nello specifico, sì, dimmi, No, poi ti volevo casomai ti parlo chiedere, nello ecco, specifico. proprio in funzione delle migliorie che sono state apportate, no? So che voi siete molto attenti al, diciamo, al green, no? Sì, Pertanto bravo. penso che meglio di voi chi altro potrebbe, diciamo, affrontare questa situazione in maniera congeniale con la sanificazione, con le distanze, Certo. insomma, tutto ciò che occorre per poter ottimizzare appunto un eventuale rientro ai parametri normali, ecco.
Allora, le nostre sono due strutture eco-friendly. L'Ecotel Bonapace di Torbole ha avuto tantissimi premi al riguardo proprio perché è stato costruito da zero con queste caratteristiche della bioarchitettura. Abbiamo delle certificazioni tipo Casa Clima, Passive House e altre certificazioni energetiche e ambientali, quindi con una struttura in legno che è nata proprio con quella concezione. Anche Campiglio poi ha seguito con la stessa filosofia, che tocca poi tutte le scelte aziendali, anche tipo la colazione biologica, chilometri zero, filiera corta, fatta in casa per vegani, senza glutine. E quindi siamo molto sensibili anche a prenderci cura non solo dell'ambiente, ma anche delle persone. Le persone in questo momento vanno tutelate, le persone si intende i clienti e i dipendenti. E quindi io ho studiato il protocollo che è appena uscito di Federalberghi, in modo tale da poi tradurlo in azioni fatte all'interno delle nostre aziende. Quindi l'ho declinato all'interno delle nostre aziende e ho scritto un protocollo interno per i nostri dipendenti, in modo che sappiano perfettamente cosa andare a fare ora che si aprirà, in modo da tutelare al massimo la sicurezza di tutti e lavorare in tranquillità e serenità. Benissimo, volevo Quindi chiederti, pensate che quest'anno, in caso l'apertura fosse imminente, non so, mettiamo il caso a metà giugno o ai primi di luglio, no? certo. Pensate di ridurre il numero dei clienti in arrivo oppure pensate di mantenere lo stesso numero degli altri anni? Allora, personalmente io penso che dobbiamo tarare la nostra azienda con una struttura a pieno regime, anche perché questo virus probabilmente ci accompagnerà per un po' di mesi. Quindi adesso è il momento di fare delle prove e magari fare una piccola accelerazione, perché anche la stagione poi alla fine di per sé parte lenta e quindi possiamo tararci al meglio con meno poter poi anche a albergo pieno mantenere certe strategie che funzionano. Quindi è molto importante, secondo me, testare il tutto, ma poi andare con l'albergo funzionante come deve andare, e piuttosto andare a studiare tutte le strategie da applicare affinché venga mantenuta comunque la sicurezza. Quindi io parto dall'idea, voglio comunque che l'azienda vada bene, ma nella piena sicurezza della clientela. Poi, a proposito di azioni che abbiamo fatto, noi proprio tutte queste azioni che ti dicevo che abbiamo messo a punto, tipo plexiglass per dividere la zona di preparazione delle colazioni, che questa volta non sarà più a buffet ma sarà servita al tavolo, oppure la sanificazione almeno 2 volte al giorno di tutte le zone comuni. Le camere di fermata, possiamo dare la possibilità ai clienti di farsele pulire o meno, possono anche decidere che non gliele puliamo durante il loro soggiorno come vogliono. Gli posso dare anche un kit, per esempio, di detersivo e spugnetta se loro vogliono pulirsela in parte da soli per essere più tranquilli. Poi, insomma, abbiamo fatto tante azioni che anche la distribuzione dei tavoli in modo diverso nella sala da pranzo e colazioni. E questo va comunicato al cliente, perché un cliente adesso che cercherà una struttura come discriminante probabilmente andrà a vedere che azioni ha fatto per tutelare in questa fase di virus. E quindi la comunicazione sui social, sui nostri siti deve essere chiara e il cliente può capire cosa è stato fatto. Benissimo. E se vuoi, Volevo chiedere come una piccola. cosa. Prego, Sì. prego, continua e poi ti chiedo io. Come piccola chicca che volevo raccontarti è anche che stiamo agendo su un progetto molto interessante per quanto riguarda il calcolo delle emissioni di carbonio delle nostre imprese. Cioè, è Sì. molto importante adesso calcolare il carbon footprint, che vuol dire l'impronta che lasciamo di carbonio nell'ambiente
dovuta alle nostre aziende che sono in attività. Quindi sto facendo i calcoli, grazie anche a alcuni enti che mi stanno supportando, e raggiunto la stima di quanto carbonio produciamo in un anno, lo andiamo a compensare con della piantumazione di un frutteto. Quindi faremo due frutteti per le due aziende, dove piantiamo dei meli all'interno di un'azienda agricola biologica che è De Biase, qui a chilometri zero, in modo tale che con quelle piante noi andiamo a compensare con un carbon neutral tutte le emissioni che abbiamo emesso. E questo è molto interessante perché anche per i turisti potranno poi visitare quell'azienda. Potremmo in qualche modo anche regalare un albero a un cliente, e il cliente potrà lui stesso andare in azienda e trovare il suo albero, che sarà geolocalizzato, avrà il suo nome e potrà conoscerlo, così come anche conoscere l'azienda con tutti i prodotti che poi si trova sul buffet in albergo. Quindi il melo piantato con la mela viene trasformato in marmellata che il cliente si trova sul buffet a colazione e può anche comprarla. Quindi questo è un progetto secondo me molto interessante, che prende tutela sia l'ambiente, che stimola i clienti a conoscere anche le nostre peculiarità regionali. E così anche per un'azienda agricola, che si può far conoscere e può avere una ricaduta economica, perché gli alberi glieli compriamo noi, e con una maggiore disponibilità economica che può impiegare, magari assumendo più personale, quindi c'è una ricaduta anche sul sociale. Ecco, Ecco, questo è un progetto che abbiamo strutturato adesso. per quanto riguarda il discorso animazione, so che voi puntavate molto appunto sull'animazione, soprattutto all'interno dell'hotel di Madonna di Campiglio. Continuerete su questa linea oppure pensate per il momento di soprassedere? Allora, per quanto riguarda l'animazione, in questo momento è in pausa, cioè nel senso ci stiamo un attimo riflettendo, e con mio cugino abbiamo deciso di aspettare il protocollo, però Quello il protocollo definitivo. non quello di Federalberghi, no, è più che A quello del altro sia governo. quello definitivo nazionale accettato poi dal governo, e anche il protocollo trentino, perché io sto aspettando, come gli altri albergatori, il protocollo trentino, che poi andrà a declinare a livello regionale, provinciale, quello che è stato fatto a livello nazionale, perché noi siamo una provincia a statuto speciale, quindi alla fine vengono un pochino modificate le cose. Quindi voglio vedere bene il mini club, animazione, come verranno trattati, dobbiamo trattarli, e poi vediamo se riusciamo comunque a farli funzionare con delle strategie un po' diverse. Ecco, per quanto invece riguarda l'arrivo dei turisti stranieri, quest'anno potrebbe accadere che non saranno presenti sul nostro territorio, magari i confini potrebbero essere ancora chiusi per alcuni mesi. Quali sono le iniziative che volete portare avanti sul territorio locale per sopperire appunto al gap della mancanza di clienti? Allora, sicuramente adesso siamo molto fiduciosi anche negli italiani, perché immagino veramente che l'italiano medio adesso di andare tanto in giro per il mondo non ne abbia tanta voglia. Quindi Speriamo. molto probabilmente, Certo. vabbè, vedremo, insomma, se lo vuole fare, sono contento, però. Immagino che voglia rimanere e non allontanarsi troppo da casa propria, e voler rimanere in una nazione dove è sicuro di qual è la situazione, come è stata gestita. Quindi, e anche molto probabilmente l'italiano, se avrà dal governo, come spero, un incentivo da spendere nelle strutture italiane, ben venga. Quindi consiglio al governo di proseguire su questo. E poi l'italiano probabilmente cercherà di andare in posti naturali, dove può farsi passeggiate nel verde, nell'ambiente, anche perché poverino è rimasto chiuso in casa tanti mesi, avrà voglia di natura, di sole, di serenità, di ambiente, e anche di non incontrare tanti simili, perché oggi
purtroppo l'incontro con il simile crea un pochino di preoccupazione e di disagio. Quindi venire in montagna o al lago di Garda, significa andare in ambienti naturali dove non c'è un'alta densità e non ci sono prenotazioni per andare sulle spiagge, non c'è sovraffollamento, e c'è una libertà di godersi la natura, rilassarsi e riprendere un po' quella vita normale. Quindi io sono molto fiducioso che l'italiano venga. A livello di straniero, io consiglio al governo di iniziare a prendere anche dei contatti con gli altri stati per decidere delle normative, dei disciplinari che devono essere seguiti dai turisti per venire in Italia nelle nostre strutture, perché è impensabile che un turista debba essere messo in quarantena nei nostri alberghi perché viene in Italia. Quindi, secondo me, devono essere comunicate a livello mediatico subito già quelle che possono essere le idee per disciplinare l'arrivo dei turisti. Questo deve essere conosciuto, perché se il turista sa che basta una certificazione per venire in Italia fatta da un medico e gli misurano solo la febbre, e poi può venire in albergo da noi, stando con la mascherina e con i guantini, rispettando le regole di distanza, può vivere nel nostro territorio. Lo stiamo anche stimolando, gli stiamo dando una ragione per prenotare. Se rimane tutto confuso, che non si sa cosa succederà e non si parla anche a livello mediatico, il turista non prenota, ma neanche a settembre. Certo. Per quanto riguarda invece la ricetta giusta che il governo dovrebbe attuare per voi albergatori che in questo periodo diciamo avete comunque perso degli introiti e comunque avete avuto delle spese vive dovute magari a, non so, all'energia elettrica, a consumi vari che chiaramente non avete potuto proporzionatamente ripagare. Ecco, qual è la ricetta giusta secondo te che dovrebbero assumere i politici? Allora, i politici sicuramente devono spostare adesso un po' il focus anche su noi imprenditori, già in parte l'hanno fatto, del tipo io ho un mutuo e fortunatamente ho potuto chiedere la sospensione della rata del mutuo di agosto. Spero che anche per la rata di febbraio mi venga anche incontro il governo e quindi la posso sospendere e rinviare alla fine del... E quello già è una cosa molto utile. Anche il finanziamento che hanno dato di 25.000 euro, ben venga, perché purtroppo noi come aziende siamo chiusi, ma alla fine abbiamo delle spese vive continue. E quindi non abbiamo più entrate, anzi, la cosa che ci grava moltissimo è che adesso con tutte le cancellazioni che abbiamo avuto, noi stiamo restituendo praticamente tutte le caparre. Oppure, se hanno prenotato i clienti con tariffa non rimborsabile, vuol dire che ci hanno già pagato tutto l'intero soggiorno. E quindi sono migliaia di euro che noi adesso dobbiamo rimandare Per indietro restituire. ai clienti, perché non ce le possiamo tenere, visto che lui, poverino, non può venirci, anche se è una tariffa non rimborsabile. Cioè, uno non può tenersela perché non è giusto. Il problema è che dobbiamo restituire tantissimi soldi e quindi il nostro margine che abbiamo da parte piano piano si sta riducendo. Quindi, insomma, non vediamo l'ora di almeno di aprire di tornare al lavoro, anche perché i nostri dipendenti, che sono anche loro o in cassa integrazione o sono in disoccupazione, sono persone che hanno tanta tanta voglia di ritornare a lavorare. E quindi loro, anche i nostri dipendenti, vivono con i nostri stipendi. E dico la verità, anche per la cassa integrazione, io ho fatto una scelta, per esempio a Torbole, che avevo due dipendenti a tempo indeterminato, di anticipare io la cassa integrazione personalmente come azienda e di non farla pagare all'INPS, perché immaginavo chissà quando gli arriva, loro vivono con il mio stipendio e vabbè, me lo tolgo io e non fa niente, almeno gli arriva prima. Quindi, insomma, per me è molto importante curarsi anche i propri dipendenti,
e anche aprire una struttura piuttosto che rimanere chiusa significa comunque dare la possibilità al, al dipendente di rimanere all'interno della tua struttura, perché se no vanno a cercare sul lavoro da un'altra parte, perdi degli ottimi elementi di qualità, e questo dispiace perché i dipendenti sono frutto di una selezione di tanti anni e loro rappresentano te, e quindi veramente li devi tutelare, ti devi prendere cura di loro e aprire la struttura, anche se non ci guadagni niente, lo devi fare anche per loro. Ecco, tra voi addetti ai lavori c'è già un'idea di quando potrebbe essere la fase 3 per la riapertura appunto delle strutture turistiche? Guarda, allora, nulla è stato comunicato, quindi siamo tutti nel dubbio. Una pressione. Io personalmente, un pochino a naso, ho capito qualcosa, perché nel momento in cui l'ultimo decreto mi dice che i musei vengono aperti il 18 maggio, mi sono fatto un ragionamento, ho detto ok, ma per chi li apriamo questi musei se i turisti anche italiani non ci possono venire? Certo, a Firenze non aprono gli Uffizi per i fiorentini, avranno immaginato il 18 maggio di liberarci e di, nel senso degli spostamenti interregionali anche per turismo e non solo per necessità o per lavoro. Quindi a naso, secondo me, hanno pensato di aprire gli spostamenti interregionali dal 18 maggio in poi. Poi, secondo me, sono prudenti, non si sbilanciano, ma l'idea sarebbe questa. Magari lo comunque fanno in modo differenziato. La stagione per potrebbe essere mezza salvata in questo senso. Ma io penso di sì. Sì. Allora, nel momento in cui viene dichiarato dal governo che ci si può spostare tra regioni liberamente e non solo per lavoro, per necessità, l'italiano sicuramente deciderà di farsi una vacanza, perché c'ha voglia in questo momento. È chiaro che poi economicamente è prudente o ha sofferto, quindi non farà vacanze magari lontano, ma lo farà nei pressi anche per questa ragione. Ma secondo me c'è tanta tanta voglia di un po' staccare la spina, di distrarsi, di entrare in un mondo naturale, stare in pace con se stessi. Quindi certo, io sono molto fiducioso. Oppure sì, oppure il messaggio primo giugno, positivo, vediamo. Fa sempre bene, dai. Sì, ma io penso sempre positivo nelle difficoltà. Per esempio, io ho vissuto a Napoli, avevo un bed and breakfast a Napoli, e lì abbiamo avuto nel 2008, per esempio, il problema della spazzatura che mediaticamente praticamente ci ha distrutto, tipo Covid, e tutti cancellavano da tutto il mondo perché tutti i giorni si parlava di Napoli, Napoli, Napoli con la spazzatura. Io in quel momento ho spinto sul gas, cioè è un momento, quando c'è la crisi bisogna reagire, e per esempio adesso abbiamo reagito anche facendo delle campagne, investendo su campagne social di comunicazione. Ora io ho spinto, perché il cliente va curato, va preso in considerazione, deve sapere un po' tutto. Ecco, quindi è importante. Poi uno naturalmente fa una comunicazione soft, non spinta, perché non è il momento. Certo. Però, insomma, è bello rimanere in contatto. Calda la temperatura. Sì. Senti, sì. Ti do tutto lo spazio per poter dare i tuoi dati, sia dell'hotel di Torbole che quello di Madonna di Campiglio, per potervi contattare. Per cui indirizzo mail, indirizzo internet, numero di telefono di uno e dell'altro. Prego. Allora, per Campiglio, Hotel Bonapace, il sito è www.hotelbonapace.com, l'email è info@hotelbonapace.com, e il telefono è 0465 44 10 19. Invece per l'Eco Hotel Bonapace di Torbole sul Garda, il sito è www.ecohotelbonapace.com, quindi c'è un eco in più. Per il telefono è 0464 51 69 95. E ho detto tutto, mi sembra. Sì. Benissimo. Volevi aggiungere qualcosa? Ma io
Spero che, insomma, questo periodo ci abbia insegnato qualcosa a tutti. Personalmente sì, cioè nel senso ho apprezzato tante cose che prima non facevo, c'è stata una vita un po' slow life, e quindi andando piano apprezzi molto di più quello che hai intorno. È un come o andare in macchina su una strada o andarci a piedi o in bicicletta, rallentando, ti gusti in modo diverso quello che sta intorno a te. Quindi veramente è stato su questo aspetto un periodo di riflessione che ci può aver fatto capire e crescere molto di più. Ecco. Benissimo. Allora, noi ci fermiamo un attimo a conversare offline, salutiamo i nostri spettatori e diamo appuntamento alle 10:30 di domani mattina per una nuova conferenza, videoconferenza con un altro operatore del settore. Buona serata a tutti, arrivederci. Bene, grazie e saluti a tutti.